Buongiorno e benvenuti amici del Romanista ad una nuova puntata con il mio amico e collega Leonardo Frenquelli. Buongiorno, buongiorno Francesca, buongiorno, buongiorno a tutti. E con un ospite tutto al femminile oggi. Andiamo subito. Assolutamente, la presentiamo subito perché secondo me va bene. Allora io annuncio il primo tesserato della S Roma che è ospite qui alla nostra web TV, Federica Di Griscio, difensore della Roma femminile. Ciao Federica. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, facciamo vedere anche Federica. Che ce l'abbiamo, la facciamo anche vedere. Mi sa che abbiamo un piccolo problema con il video. Vabbè, intanto iniziamo. Infatti, tanto la sentiamo però, Federica. La sentiamo, esatto. Come stai, Fede? Com'è? Tutto bene, grazie. Allora, Fede, io direi di farti subito una domanda. Sei il primo ospite femminile della nostra web TV e ti volevo chiedere appunto com'è, ovviamente la prima domanda forse la più classica, quella che ti fanno più spesso, come è nata la tua passione per il calcio? Come appunto ti sei approcciata a questo mondo che fino a poco tempo fa era quasi prettamente maschile? Allora, diciamo che la mia passione in me c'è sempre stata, anche perché i miei o chiunque mi conosce mi racconta che non ho mai raccolto nulla da per terra con le mani, quindi ho sempre potuto farci, e quindi credo sia una cosa innata che avevo da sempre, e fortunatamente mi hanno dato la possibilità di poter fare questo sport, che è quello che mi piace, e quindi di questo sono contentissima. Intanto adesso ti vediamo anche. Sì, siamo riusciti a risolvere... Un ciao a tutti. E, mi dicevi, insomma, da quando hai iniziato a giocare tu a quanto sta cambiando adesso il calcio, no? Quello che può provare una bambina che vuole, allora, giocare a calcio, com'era per te e com'era poi, insomma, com'è diventato? Io ho iniziato che ero piccolissima, avevo circa 5 anni. E naturalmente non c'erano squadre solo femminili, quindi l'inizio è stato con una squadra maschile dove tutti maschietti, ed è stato così per i primi 7-8 anni. Poi comunque mi sono dovuta spostare perché la prima squadra femminile era distante da casa, era più o meno un'ora di strada. Sì. E poi da lì, non so se una fortuna o no, però mi sono dovuta trasferire molto giovane per poter continuare, perché comunque dove ero io squadre femminili non ce n'erano, quindi per poter continuare dovevo andare via per forza, e da lì è partito tutto. Sicuramente negli anni il movimento femminile è cambiato e sta cambiando, e l'ingresso delle società professionistiche ha dato una grande svolta, questo è sicuro. Quindi spero che si continui su questa strada, anche perché non siamo di meno all'estero e possiamo dimostrarlo finalmente. Certo, ma senti, per quanto riguarda la differenza appunto che tu riscontri all'interno del calcio femminile, sia dal punto di vista tecnico che, passami il termine, umano, rispetto a quello invece giocato dagli uomini? Ma diciamo che il nostro forse è ancora puro, senza troppa visibilità, insomma, quindi è ancora uno sport semplice, però a livello tecnico tattico non cambia nulla. Il bello del femminile è che si vive ancora di tante emozioni e che tante ragazze giocano per passione e non sicuramente per altro. Quindi questo è sicuramente il bello del femminile, che cambierà, perché comunque si sta andando in questa via di cambiamento, però per adesso è ancora il bello che ci contraddistingue. Però ripeto, a livello tecnico tattico non cambia nulla e credo che non abbiamo niente da invidiare ai nostri colleghi maschietti. Quello assolutamente, anzi la vostra è tutta una storia da scrivere, quindi siete delle pioniere in questo settore. Come ti senti appunto ad essere la prima ad aprire le porte del calcio? Ah, pensavo prima ospite del Romanista TV. Anche la prima ospite femminile del Romanista TV, vorrei ricordarlo perché... Vabbè, sei la prima tesserata, è una cosa importante, dai. Assolutamente, per noi ovviamente è un onore. Ma anche appunto la prima ad aprire appunto una Serie A femminile, quindi completamente un mondo nuovo. Guarda, io ho accettato questo progetto quest'estate con grandissimo entusiasmo,
perché comunque ho percepito da parte della società una grande voglia di investire certo. su di noi e quindi mi sono trovata in concorde in tante cose e quindi è stato un progetto che io ho voluto tra virgolette sposare, perché credo molto in questa società e credo tanto in quello che ci può dare. Sicuramente qua bisogna anche cambiare un po' lo stile e il modo di pensare, perché entrare nella Roma è sicuramente complicato, non è proprio scontato, quindi certo. bisogna anche essere predisposti a queste cose. A proposito di Roma, no? Io ti ho sentito parlare spesso nelle varie interviste a diversi eventi, anche quelli natalizi a cui avete partecipato anche voi ragazze, e ti ho sentito raccontare la realtà della Roma, di Roma, com'è il Tre Fontane, com'è vivere, com'è il pubblico romanista anche sul calcio femminile, perché io al Tre Fontane ci sto ogni partita, però da dentro al campo com'è? Allora, Roma è particolare, l'ho sempre detto, e sicuramente dà tante emozioni. Quando sono arrivata me ne avevano parlato, però sai, quando arrivi non ti rendi conto subito realmente di quello che ti stanno dicendo, poi vivendolo è tutto diverso. Diciamo che il Tre Fontane è casa nostra, quindi è ovvio che il tifo e le persone vicino a noi le sentiamo molto di più ed è sicuramente anche bello essere per strada ed essere riconosciuti, questo è anche grazie a tutta la visibilità che ci viene data da parte della società. Certo, senti, tu sei una delle giocatrici più esperte all'interno della squadra, mi racconteresti un po' il gruppo e un po' come ti interfacci con le più giovani, come magari le aiuti? Sì, allora, per me è un onore, perché essere a contatto con le più giovani ed essere anche magari un esempio per loro mi fa piacere. Spero di riuscire ad aiutarle nel migliore dei modi, anche perché sicuramente sì, sono una delle più esperte, ma ho ancora tanto da imparare e posso imparare anche da loro, perché non è detto che l'età faccia così tanto la differenza, magari ci sono cose che posso imparare da loro come loro possono imparare da me per me ti ripeto è un onore, quindi spero di continuare a lungo questa esperienza. Avete detto spesso che la forza di questa Roma è anche il gruppo che si è creato in poco tempo, ma si è creato molto molto solido. Ti volevo chiedere quanto ha inciso in questo e come ci si trova a lavorare con Betty Bavagnoli, che è comunque una pioniera del calcio femminile, insomma una donna d'esperienza sotto più punti di vista. Allora, il gruppo è fondamentale, noi siamo un gruppo giovane nato quest'anno dove non era così scontato riuscire ad amalgamarci così bene. Sicuramente certo. Lei ha fatto tanto, perché il coach crede tanto nel gruppo e crede tanto nella forza del gruppo. Noi l'abbiamo seguita in tutto e per tutto, come stiamo seguendo lo staff in tutto, e credo che lei sia stata comunque una parte importante, ed è importante per noi perché a livello umano lei ci sta trasmettendo tanto. Sicuramente lei deve essere un punto di riferimento importante, e proprio per questo appunto voi siete in una fase del campionato abbastanza alta, ma avete di fronte una partita importante che dovete giocare, quella con la Fiorentina il 23. Come vi state preparando per affrontare una delle più importanti, diciamo una delle più forti squadre d'Italia, e come appunto sia psicologicamente che sempre tatticamente ovviamente? Allora, noi prepariamo le partite tutte nello stesso modo, nel senso che andiamo avanti per la nostra strada portando la nostra filosofia, quindi per noi sì, incontreremo una squadra importante, una squadra difficile, però credo che la differenza la faremo noi come in tutte le partite, e sicuramente non siamo la squadra di inizio stagione e per nessuno sarà semplice, anche perché verranno in casa nostra e ci faremo rispettare nel migliore dei modi, insomma.
noi andremo avanti con quello che abbiamo fatto fino adesso e il lavoro che abbiamo fatto da agosto ad oggi credo si sia visto comunque con i risultati e credo che comunque la filosofia di gioco e quello che ci hanno trasmesso si stia vedendo. Io vorrei capire da voi come avete fatto. Allora, avete avuto un inizio un po' difficile, no? Perché tre sconfitte, perché tanto gioco ma qualche carenza dal punto di vista dei risultati, anche un po' di sfortuna, svariati pali distribuiti nelle varie partite. Però a un certo punto c'è stata la scintilla, no? C'è stato il cambio di rotta, tanti risultati utili consecutivi, il blocco col Milan, partita anche quella particolare, una bella prestazione, ma una sconfitta. Insomma, cos'è che va dato la spinta per ripartire, ricominciare, iniziare a fare punti, a vincere? Allora, all'inizio la difficoltà è stata proprio rendersi conto delle capacità che avevamo, secondo me. Proprio il fatto di doversi conoscere, perché comunque non avevamo mai giocato tutte insieme, non è mai facile anche comunicare, anche avendo le straniere che per noi sono fondamentali perché la loro esperienza e la loro mentalità ci aiuta tantissimo. Però comunque in campo la difficoltà c'era perché la comunicazione non è proprio così immediata e certo. Sicuramente all'inizio il problema reale è stato questo, il non rendersi conto delle capacità che realmente avevamo e delle potenzialità che ha questo gruppo. E poi siamo arrivati alla partita col Florencia, sì, dove credo si sia vista proprio la volontà di portare a casa il risultato, perché era qualcosa che volevamo e credo che meritavamo dopo il tanto lavoro che è stato fatto, perché comunque nei primi mesi abbiamo lavorato tanto ed è stato sicuramente anche merito dello staff, ma è stato anche merito nostro, nel senso che ci siamo unite ancora di più e abbiamo capito che insieme si possono raggiungere tanti risultati, quindi il gruppo è stato sicuramente l'arma vincente. Ma invece, l'hai detto tu, no? Quanto è importante avere degli innesti dall'estero, gente che abbia già giocato all'estero, come Bernauer, come Martina Piemonte, insomma, gente di esperienza che conosce il calcio a cui ambisce anche il calcio femminile, se possiamo dirla così. Allora, io credo sia fondamentale. Negli altri anni, nelle società in cui sono stata, ho sempre avuto la fortuna di avere compagne straniere che venivano da altri campionati e loro trasmettono proprio una mentalità differente, loro hanno la mentalità vincente, loro cercano di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e mai mezzo vuoto, quindi anche sull'errore si percepisce la voglia di vedere il bello e il buono di quell'errore, e per noi è fondamentale perché in Italia troppo spesso magari guardiamo solo il negativo e non guardiamo quello che di buono è stato fatto, anche nella sconfitta stessa. Tante volte fai cose positive ma dai meno peso, perché magari ci focalizziamo solo, certo, sul risultato negativo. L'analizzi meglio. Esatto, quindi per noi loro sono fondamentali. Adesso siete quinte e nelle ultime due partite possiamo dire che non sono state grandissime prestazioni. L'ha detto anche Bavagnoli, insomma, si prendono i punti. Cosa c'è adesso? Nel senso, cosa sta succedendo? Arrivano le vittorie, magari non le prestazioni? E poi quali sono i vostri obiettivi anche a breve termine? Perché la sfida con la Fiorentina è una bella prova per capire dove veramente può arrivare questa Roma. Ora, io credo che in questo periodo di stagione sia anche normale un calo. Certo. Anche è vero che, ti ripeto, il gruppo giovane a volte, a tratti, può cadere nella poca esperienza e quindi nella gestione delle partite non sempre riesce ad avere una buona prestazione sempre, quindi credo sia anche normale un piccolo calo. È ovvio che il risultato si prende, nel senso che i tre punti sono tre punti, se giochi bene e giochi male sempre tre punti valgono. E poi segna Serturini di base, ultimamente tra l'altro segna sempre lei. Quindi adesso è fondamentale portare a casa più punti possibili, poi le prestazioni belle e positive arriveranno sicuramente. È ovvio che per fare risultato domenica bisogna fare una grande prestazione perché troveremo una grande squadra.
però credo che adesso sia solo questo, un po' il non saper gestire sempre la gara e quindi la poca esperienza, che però stiamo secondo me maturando anche quella. Senti Federica, stanno arrivando un sacco di commenti e di complimenti, infatti ne volevamo leggere qualcuno per... Leggo, no, c'è tanta gente che ti sta ascoltando, ci sta seguendo. Per esempio c'è Bruno che dice che siete un'ottima squadra con un'eccellente allenatrice e voi siete bravissime, delle vere lupacchiotte. Bruno, che noi salutiamo, e siete delle vere lupacchiotte, sei contenta di questa definizione? Ma non sì, deve essere. Però. Mi arrivano messaggi del genere, che siamo delle lupacchiotte vere. È importante, da dentro ti posso dire che è importante. Beh, il tifo romanista comunque deve essere conquistato e voi ce la state facendo alla grande, questo sicuramente è un complimento vero e reale. Devo dire che sui social ci seguono in tanti perché giornalmente ricevo tantissimi messaggi da parte loro, mm-hmm. Io poi cerco di rispondere a tutti ma qualcuno sicuramente mi sfugge e questa cosa fa piacere perché non è poi così scontato. Beh no, però anche quella è una cosa che cresce piano piano, no? Anche venendo al Tre Fontani ho fatto caso al fatto di come la gente siano aumentati i tifosi. Siano aumentati, assolutamente sì, e la gente si stia piano piano rendendo più partecipe, più competente, cioè vi chiama per nome, insomma, hai capito? Non è una partita qualsiasi. Un po' di scetticismo c'è sempre, nel senso che devono capire realmente se le ragazze possono giocare a calcio o no, poi quando si rendono conto che vengono e si divertono, allora... piano piano vengono attratti da sì, 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 sì. Lo confermo anche dagli spalti se possibile. Anche qui su WhatsApp continuano a scrivere appunto forza e tifano con calore la vostra squadra come appunto quella maschile, quindi state avendo un successo che sta crescendo di giorno in giorno, devo dire. Questo è bello perché senti proprio l'affetto delle persone e per noi significa tanto, anche perché fa piacere, insomma, lavoriamo tanto sul campo e quando magari vengono i risultati e si vede che le persone ci tengono, a noi fa piacere. Senti una cosa, tante delle tue compagne al momento sono state impegnate con la nazionale, no? Vedi Bartoli, tu la nazionale, perché so che hai giocato, poi vuoi tornarci, lavori per tornarci, ti aspetti di tornarci? Allora, diciamo che io la nazionale è ovvio che è quello che aspirano tutti, nel senso che è un sogno che si realizza la nazionale, è qualcosa che ti capita poche volte nella vita. Io ho avuto la fortuna di essere in nazionale fino a gennaio di quest'anno, mm-hmm. Poi scelte tecniche che sicuramente rispettabili, nel senso che noi siamo a disposizione degli staff che hanno la possibilità di scegliere e decidere, quindi è giusto così, nel senso che possono scegliere e scelgono. È ovvio che quest'anno c'è il mondiale e la voglia di poter rientrare o avere la possibilità di rientrare c'è. Certo. È anche vero che credo siano fondamentali i risultati e le prestazioni con la società per far sì che questa possibilità venga data, quindi io continuo a fare il mio, a lavorare bene qui e poi se c'è chi dovrà vedere, vedrà, insomma. Senti Fede, dal punto di vista umano, tra virgolette, andate spesso a trovare le bambine dell'Academy. Com'è secondo te crescere adesso all'interno del mondo del calcio per una bambina e quali differenze noti rispetto alla tua adolescenza e alla tua infanzia? Allora io con le bambine vado volentieri perché negli scorsi anni ho avuto la possibilità di essere a contatto con loro perché ero un'altra società e quindi allenavo anche le bambine. Per me è fondamentale adesso che loro abbiano dei riferimenti perché prima io personalmente non ne avevo o comunque non si conosceva così tanto, quindi iniziavi ma non sapevi dopo dove potevi arrivare e cosa poteva esserci. Per loro invece questa possibilità c'è perché comunque sono in una società in cui hanno una prima squadra, c'è una primavera e la società sicuramente crede tanto nello stesso identico modo come crede nei ragazzini. E, quindi per loro è sicuramente una grande opportunità, una grande possibilità. Poi senza tralasciare il fatto che
sono bambine e devono divertirsi oltre ad imparare come certo. gioca a calcio, quindi vedere loro contente magari per la nostra presenza anche 10 minuti è bello e dà grande soddisfazione. Senti, mi arriva un commento, ci è arrivato un messaggio che ci ha chiesto una cosa che in effetti non ti ho chiesto, è interessante. Dice: io ero alla presentazione a Piazza di Spagna, è stato bellissimo, ci dici le tue sensazioni a quel momento lì, quella cosa in pompa magna, super spettacolare con cui siete state presentate con i giocatori della prima squadra, insomma, una bella emozione. Per noi è stata un'emozione grandissima, anche perché non eravamo abituate a questo tipo di attenzione e lì abbiamo, forse io personalmente ho capito realmente di toccare con mano una grande possibilità, una grande società, e anche perché tanta gente ci ha fatto sentire proprio il calore di questa città. Essere a contatto anche con i giocatori, che può essere scontato, poi in fondo non lo è, quindi è stato molto, molto emozionante. Senti, io ti invito, se vuoi, a fare un appello per il 23 per i tifosi al Tre Fontane, e poi ti lascio andare al pranzo, all'allenamento, a tutto. Perché quello. Perché sarai impegnatissima il pomeriggio, sì, quindi. Oggi sì, dai. Anche perché spero di. Oggi è il mio rientro ufficiale, quindi spero di vada tutto bene. In bocca al lupo, allora, Federica. Senti, ti ringrazio. Domenica, io mi auguro che tante persone ci verranno a sostenere, perché sarà una partita difficile, noi cercheremo di dimostrare il nostro valore, quindi tutti al Tre Fontane, 12:30. Assolutamente. Allora, io ringrazio Federica, ringrazio la Roma che ce l'ha mandata qui nella nostra diretta. Ci vediamo al Tre Fontane domenica a 12:30. Ciao Federica, grazie, grazie. Buon allenamento. Grazie. Ciao. 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 E così abbiamo inaugurato la prima, spero molte giocatrici che ci verranno a trovare nelle prossime puntate, vero? Beh, però io avevo detto che era simpatica. Era molto, è molto sincera, è molto simpatica e appunto si aprono, secondo me, una nuova storia nel calcio. Quello femminile sicuramente avrà sempre più presa. E è una Roma forte che sta crescendo e crescerà, e di Griscio è anche importante da questo punto di vista. Assolutamente. Io direi che a questo punto possiamo anche noi salutare e ringraziamo intanto quelli che ci hanno guardato, i vari dai e i bravi ragazzi, i diversi commenti che sono arrivati in questo periodo, questa ventina di minuti. Grazie ancora a Federica Di Griscio per essere stata con noi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, e io direi alla prossima. Buona giornata. Forza Roma. Forza Roma.